ragazzi, oggi nuovo mukbang con un ospite super 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 speciale per il nostro primissimo video insieme in cui ci siamo solo noi due, Issima! Ciao! Madonna, che bello! Finalmente facciamo un video assieme! Yeah, e soprattutto mangiamo! Esatto, anch'io una fame terribile, abbiamo appena filmato un video assieme ragazzi, andatelo a vedere sul canale di Cri, ve lo lascio qua sotto nel box di informazioni, non spoileriamo, ma zero. Posso dirvi che ho risposto a un sacco di domande molto scomode che voi avete voluto chiedermi. Quindi... le più scomode di sempre direi! Hai ragione, sai che non penso di aver mai fatto un video in cui davo talmente tante risposte scomode tutte in un'unica volta, quindi andate a vedere il video ragazzi. È il potere di Tubissima. E abbiamo deciso di fare un mukbang, il primo mukbang tra l'altro a distanza ragazzi. Mamma, è vero. In cui chiacchiereremo e mi farai delle domande, visto che non abbiamo risposto manco alla metà di tutte le domande che mi hanno fatto, una roba, cioè io le odio le cannucce di carta comunque, posso no, si distruggono tutte, cioè io le odio e quindi continuerò a trattare questi argomenti piccanti, scottanti, scomodi anche in questo video, credo. Sì, perché dovete sapere che mi sono arrivate più di 2000 domande ovviamente e quindi, cioè, non possono andare perse. Nicole, la gente è curiosa, di tutte le tue cose. Fatto sta che io la cannuccia non ce l'ho. Sai che anche a me spesso non la danno, mi arrabbio tantissimo. Non me l'hanno data! Cosa hai preso? Cosa hai preso? Allora, io ho preso... allora, solito fish filet menu, che sono l'unica al mondo che prende il panino con il pesce. Ancora? Mangi solo quello praticamente? Sì, è rigorosamente senza salsa. Rigorosamente ragazzi, senza salsa. Ve lo faccio non vedere. C'è niente allora di dentro. Il formaggio c'è, una volta lo prendevo pure senza formaggio. Ma sei pazza? Prendi solo il pane allora. Praticamente. E poi, ovviamente ci sono le patatine del menù. E poi ho preso anche 9 chicken McNuggets. 9? Perché oggi ho fame. E poi ho preso anche il McFlurry Bounty che ho messo nel freezer. Tu cosa hai preso? Io sono molto basico. McChicken. Che però io stavo notando una cosa. Ma pare solo a me? Sembra solo a me? O è rimpicciolito in quest'anni? No, forse era più grosso. O forse mi sbaglio con un altro. Però io mangio sempre quello. Poi ovviamente le patatine, le salsine. Ecco che hanno sbagliato. Non solo non mi danno la cannuccia, ma hanno sbagliato anche le salse. Io ho usato volevo due maionesi, mi hanno dato un ketchup e una maionese. Allora, io ogni volta che prendo la McDonald's mi spieghi questa cosa, come mai mi danno la cannuccia di carta? Perché bisogna diminuire la plastica, però ci danno questo in plastica. Non ha senso, infatti. Io capisco che, cioè, serve qualcosa per non far dare tutto, però effettivamente almeno la cannuccia datemela. Anyway, eccolo che parte subito. Come stai innanzitutto oggi? Bene, grazie tesoro, sono nel bel mezzo di un casino totale a casa. Domani vengono a prendere tutti gli scatoloni rimasti e poi non vedrò più la mia roba fino a quando la rivedrò in casa nuova in Olanda. Oh mamma, perché manca pochissimo. Mancano pochissimi giorni, quindi sono stra emozionata. E cosa provi dentro? Nel senso, provi più ansia di felicità o ansia di boh, chissà, magari boh, vorrò ritornare? Boh, questo sì, però mi sento abbastanza sicura del fatto che comunque io ho casa mia qua. Ok. Posso tornare se voglio, vedere come mi trovo eccetera, però in realtà non ho ansia, nel senso che forse perché ci ho già abitato per tanti anni, no? Quindi per me c'è un po' come tornare a casa, anche se casa mia, cioè è qua, però poi era là, però poi era di nuovo qua, però adesso sarà di nuovo là, quindi poi io mi sento a casa un po' ovunque, non ho questa, non so come spiegarla questa cosa, non ho questo attaccamento ad un luogo in particolare. Quindi, beh, sì, sicuramente mi mancheranno i miei amici di qua, vabbè, queste patatine, ok? Mi mancheranno i miei amici, mia mamma e mio papà, però lo sapete, comunque viaggio spesso, anche quando abitavo in Olanda scendevo spessissimo in Italia, quindi in realtà, appunto, probabilmente il mese prossimo sarò già di nuovo qua, quindi... Adoro! E tu sai perché? Sì!
Regina dello spoiler. Lo so, infatti non ho spoilerato nulla, ho detto solo tu sai perché, mi sono trattenuta. Ok, meno male. Vogliamo partire con queste domande che so che ne hai 100. Stavo già miliardi. Partendo, ma te le stavo facendo, non facendo finta di niente ovviamente. Vai, perché... vai, senza... spudorato ti voglio. Allora, prima domanda che mi riguarda. Ti riguarda? Sì. Perché mi hanno domandato questa cosa. Hai mai odiato, tra virgolette, Isima per tutti i video che ha fatto su di te? No, non ti ho mai odiato. Li vedevo, ma come avevo già detto, io molti anni fa mi sono prefissata che tutti i video in cui si parla di me non li guardo. E quindi quando vedevo i tuoi video non li aprivo, quindi non sapevo, non potevo essere arrabbiata perché non sapevo se eri cattivo oppure no. Però ci sono stati dei video in cui ti ho bacchettato, devo dire. Ah sì? Dimmi quali, che non me li vado a vedere. Li cancello subito. Scrivetemelo nei commenti quali sono, che me li vado a vedere. Sì sì. No, però io, cioè, a me piace, nel senso, io non seguo particolarmente canali di gossip, a parte vabbè i video tuoi, ma perché ci conosciamo noi. Però non sono un amante del gossip in generale, però mettendomi in mostra, tra virgolette, su YouTube, parlando per scelta mia della mia vita, cioè della mia vita privata. Sì, certo. Cioè, per me è normale che ci possa essere anche ovviamente chi si fa le domande, magari parla del gossip, eccetera, della mia vita, ci sta. Ma una cosa che mi è venuta in mente ora, che non c'era tra le domande. Ok, che hai detto ci sta, l'ho voluto io tutto quanto. Ma c'è mai stato tipo dentro di te un pensiero come per dire: ma chi me l'ha fatto fare? Ma perché ho deciso di fare questa cosa? Mi potevo fare gli affari mia? Sì. Perché magari eri piena. Molto spesso è capitato che dicessi: ma chi me l'ha fatto fare di mettermi su YouTube? Che stavo molto più tranquilla senza. Però alla fine sono talmente tanti i pro di questo lavoro e pochi i contro che non c'è battaglia, cioè ci sono pochi contro perché evidentemente perché sei brava. Beh, e soprattutto porti compagnia alle persone che hanno imparato a volerti bene in tutti questi anni, secondo me. Come te, come te, anche se sei cattiva a volte. È quello la bellezza mia. È vero, però tu sei così in video, invece dal vivo sei molto più tranquillo, timido. Non spoilerare la prossima domanda, però. Ah, ok, scusa, vai. Vabbè, no, ormai, perché siccome io avevo risposto in un mio video cosa ne pensavo di Nicole una volta che, siccome ci siamo incontrati dal vivo e tutto quanto, mi hanno fatto la domanda inversa. Nicole, ti aspettavi un'Isima diverso dal vivo? E ora qui io mi sotterro. Sì, mi aspettavo che fossi molto più estroverso. E invece sei molto timido. Perché all'inizio sei manco venuto a salutarmi, stavi là tipo, cioè, tutto per i fatti tuoi e io boh. Ma perché ero tipo un fan, sai, quelli cosa gli dico? Mi vergognavo. No, vabbè, però è vero, poi ti sei lasciato andare subito praticamente, quindi no, però sì, un pochino mi aspettavo che fossi più meno timido, ecco, però è ancora più bello secondo me conoscerti per come sei davvero e non tramite video. Che figura. Ma perché? Sì, come quando hai fatto, ma come? In video mi fai mille domande qui. Ho visto che poi ne hai parlato anche nel tuo video. Casino. Comunque, mi aspettavo che facessi mille domande. Sono 10 anni che fai video, che parli di me, e ho detto questo mi vede, mi fa 3000 domande uno con l'altro, invece niente. Ma mi sembrava brutto, capito? A parte che mi vergognavo, volevo morire. Però mi sembrava anche brutto, tipo, ciao, sono Cristiano, allora, perché questo, perché questo, perché questo, perché questo? Cioè, non era molto carino. Hai aspettato me. Oggi? Sì. Sei pronta? Sono a mille domande più su o meno di te. Non e mille. Aiuto. Mille. Ok. Immaginavo.
perché non ce la date a bere. Come si dice? Miei cari ragazzi. Tra te e Neil non c'è nulla? O stai aspettando per lanciare la bomba? Non dire troppo. Rispondi solo a questa domanda, perché ci sono tante domande su Neil. Tante. Ragazzi, c'è un'amicizia bella, riscoperta amicizia, senza che fai quelle facce. C'è un'amicizia e ho risposto. Ok. Ho risposto. Hai detto però, non dire troppo. Non ok. Dire. C'è un'amicizia. Da quando hai rivisto Neil, dopo la quarantena, ok che c'è un'amicizia, ma c'è stato un bacio? Mi fate impazzire veramente. No, voi mi fate impazzire. No, ragazzi, non c'è stato nessun bacio. Sulla guancia sì. Quando ci vediamo. Perché sulla guancia sì e sulla bocca quando no? Quando ci vediamo. Ma come, perché? Scusa, se noi ci diamo i bacetti, perché non me lo dai in bocca? No. Che vergogna, che vergogna. C'è qualcosa così, che non torna. Io non è vero, io lo so che tutti sperano. Ragazzi, se ci saranno sviluppi ve lo dirò. Che cosa vi devo dire? Non lo so. E infatti c'è un'altra domanda di una ragazza che scrive: sei cosciente del fatto che Neil è ancora innamorato di te? E chi gliel'ha detto a lei? A parte che qua nessuno l'ho detto lo io, sa sicuro. Ma Neil ha detto a sua una ragazza, ragazzi, fino a poco tempo fa, Vabbè, ma cosa c'entra? Vabbè. Il sentimento è quello. Comunque, io vi posso dire una cosa, perché io vi ho visti dal vivo. Di la verità, però. E infatti, secondo me, in questo momento, Nicole sta dicendo la verità. Meno perché? Male. Solo in questo momento. No, per quanto riguarda Neil, questa roba qua, che è vero, quindi dovete crederle, perché io li ho visti dal vivo qua a Milano, ho visto i vostri comportamenti, ho anche saputo, no? Cioè, te l'ho anche chiesto. Che ti ho fatto, ma secondo me voi due, sì. E mi hai parlato, no? Così. E quindi sì, io più che un grande affetto, ora vabbè, fino a quando si ride si scherza, ok, no? Mi diverto anche, non si sa mai, ma magari ogni tanto. Però io ci vedo un grande affetto tra di voi, anche rispetto, diciamo, ed è una cosa bella, tipo che due persone che sono state insieme tantissimi anni, nonostante non stessero più insieme, non state più insieme, avete comunque questo rapporto che mi piace, ma bello io, con mia ex invece. Vabbè, ci sono ex e ex, Sì, infatti, mia sono tutti. Però, vabbè, quelli miei sono casi umani, Però super, voglio dire, però con Neil, secondo me il fatto che siamo cresciuti insieme, perché ci siamo conosciuti che eravamo piccoli, cioè io avevo 16 anni, lui ne aveva 18, e quindi siamo stati insieme anche tanti anni, quindi poi hai quel rapporto di affetto, ma anche di confidenza talmente tanto grande che hai questo rapporto, non so se definirlo fraterno, quasi familiare, no? Sì, adoro. E questo secondo me è quello che vedono i follower, no? Vedono, secondo me è anche migliore questa cosa. Sicuramente è migliore il rapporto che abbiamo adesso rispetto a quello che avevamo negli ultimi tempi quando stavamo assieme. Questo vabbè, ovvio. No, ma lo avevate detto che litigavate spesso. Sempre. Però non avete detto perché. Vari motivi. Colpa tua, sicuro. Colpa mia? Sì. Perché lui è tanto calmo. Sì, certo. Team Neil. Ma e te, tipo, perché hai iniziato a fare video? Come mai? Ma perché guardavo le ragazze americane, in particolare Elle Fowler del canale All That Glitters 21, che vabbè, ormai lei non fa più video, anzi ha ricominciato da poco, ma
mi piacevano un sacco i suoi video e ho deciso di iniziare perché guardavo lei praticamente. Ma c'era Nida all'epoca. E ti saresti aspettata tutto questo? No, mai. Cioè, mai. Tu hai iniziato dicendo, boh, provo perché vedo loro, mi diverte. Sì, così per divertirmi. Oppure provo perché voglio diventare famosa. Ma no, ma che, a parte che all'epoca non si sapeva né sì, che potesse diventare un lavoro, né che, cioè, era il 2009, così per scherzo. Ma tutti quelli che stavamo sulla, cioè, tutti quelli sulla piattaforma all'epoca non sapevano che poi si sarebbe potuto trasformare in un lavoro. Non si parlava né di influencer né di influencer marketing. Non esisteva nemmeno il nome. No. Ma invece ti hanno mai preso in giro quando hai iniziato? Perché io quando ho aperto il mio canale, tipo i miei amici così, mi prendevano in giro come per dire, ma guarda, ma cosa vuoi fare? Che davvero? Fai video? Ti metti in ridicolo davanti a tutta Italia, ma cosa fai? Ma cosa fai? Cosa vuoi diventare? Che stronzo. Nel senso. Sì. No, vabbè, ma non sono proprio amici amici questi, no? Vabbè, infatti non esistono adesso, più adesso. Adesso ci siamo noi youtuber. Ci siamo noi. Potete capire. Sì. No, a me non è capitato, vabbè che non avevo raccontato a tutti, ma alle mie amiche così, sì, e erano entusiaste, ogni tanto mi guardavano, non capivano tanto bene cos'era YouTube, ma manco io lo capivo all'epoca, quindi insomma. Ma e soprattutto, aspetta, perché quando, per esempio, faccio un esempio, dovevi uscire con qualcuno, appuntamento galante, no? La prima volta. E ti chiedevano che lavoro fai, quando gli dicevi faccio la youtuber, l'influencer così, c'è mai stato qualcuno che ti ha guardato, cosa stai dicendo? Ma oppure dire, qualcuno che ti ha risposto, ok, e qual è il tuo vero lavoro? Questo è fantastico, ma sai, no, perché sono sempre stata con Neil, cioè per tantissimi anni, e quindi nessuno mi chiedeva, cioè non andavo ad appuntamenti. Però in generale mi chiedevano, sì, cosa fai? Io dicevo, no, faccio i video su YouTube. Mi guardavano e dicevano, ma che video, no? Tipo, cioè, fai video su internet, che razza di video fai? Inizialmente sì, A me invece tutti mi fanno, ok, e quale lavoro fai in realtà? È no, quello. Vabbè. Pagato le mie tasse e poi esatto, ne riparliamo. No, anche le mie. Ma scusa, tu perché hai iniziato? Come ti è venuta l'idea? Io ho iniziato perché mi sentivo solo. È vero. No, amore. Sì, era un periodo un po' così dove ero sempre solo praticamente. E YouTube ti ha aiutato quindi? Sì. Molto. Beh, questa ce l'ho presa anch'io così a scherzo. Ma hai iniziato con quale format? Io ho iniziato con la parodia del tuo What's in my bag. No, veramente? Ma sì, ma te l'ho detto anche nell'altro video. No, la parodia del What's in my bag me l'ero persa. Non lo sapevo. Io l'avevo visto. Voglio vederla. Cioè, no, vabbè. No, non esiste più, non c'è più perché è in un altro canale. Ma dai, però ce l'hai ancora, voglio vederla. No, non ce l'ho più. Però mi puoi fare un piccolo. Io stavo cercando una canzone, ok? Perché io YouTube lo usavo per quello. E mi sono imbattuto in, oddio, come si chiama? Kiss and Gossip, può darsi. Ah, il canale dei vlog. Qualcosa del genere. Kiss and Gossip. Che ce n'era due. Bravo. Qualcosa. E c'era, c'eri te, io mi ricordo che c'eri te che facevi vedere cosa avevi dentro la borsa. Ok? E io ho pensato che fosse stata una cosa così strana da vedere su YouTube. Ho fatto, ma davvero? Che cavolo gli frega la gente di vedere una cosa c'ha dentro la borsa? Allora ho fatto, sapete cosa? Lo faccio anche io. Grande. Ma era un video super brutto, nel senso in verticale, con le bande nere, la musica di sottofondo. E c'avevo questa borsa a tracolla, tipo di Gucci, vecchissima, che l'avevo messa qua, dove c'è il tavolo, e da sotto facevo passare, ma tutte le cose peggiori del mondo, no? Capito? Qualsiasi cosa che c'avevo. Mary Poppins. Sì. E da lì poi mi aspettavo le offese, invece... Ganzo! Hai capito? Quindi devi il tuo successo, minima parte a me che ti ho dato l'idea. È per quello che io ti ho sempre detto, ti seguo da mille milioni di anni, ti amo, è così. No, vabbè, ma io voglio vederlo sto video, cavolo. Non esiste più, penso. Se sapete
sapete dove posso trovarlo, se qualcuno l'ha ricaricato, per favore linkatevelo, grazie. No, perché non so se in realtà qualche anno fa mi sembra di averci fatto la reaction, tipo reaction al mio primissimo video di un canale che non esiste più. Però okay, non so se c'è ancora, lo dovrò cercare. E ti farò sapere. Ok. E invece il primo tubissima che hai fatto su di me, cos'era? Non lo so. Fammelo cercare. Aiuto. Perché lo sai benissimo che il primo tubissima a me è stato fonte di problemi. No, non lo so. Ma l'ho dovuto levare subito. Ma di chi avevi parlato? Non menzioniamo, ok. Ok. Playlist. Qualcuno che non ha gradito particolarmente, evidentemente, il contenuto. Brava. Ok. E infatti ho dovuto poi toglierlo, tagliare tutta quella parte. No, mamma. Basta, tesoro, io sono sazia. Sazissima? Beh, il gelato. Mi sa subito il numero 4. Perché c'è la tua foto, però non c'è il titolo, perché c'è solo tubissima, tutto il gossip spicciolo di YouTube. Però ci sei te, Onorina. Certo, guarda, vedi, tu li hai iniziati i gossip. Non lo so, comunque subito all'inizio, subito. Mamma d'oro. Te l'ho detto. Ho preso il gelato, ragazzi. McFlurry, di solito lo prendo sempre con gli Smarties, stavolta ho visto che c'era al Bounty e ho dovuto assaggiare. Ti giuro, cioè. Io amo il Bounty. Ma i pezzettini di cioccolato sono solo sopra e poi se tipo non c'è niente sotto? Ma come no? Ma ti giuro, guarda, sugli sposi. Oh. Vabbè, a me il ketchup non ho la cannuccia, a te i Bounty lì sopra e basta. Devono sbagliare sempre qualcosa, come da Starbucks quando gli dai il nome e sbagliano sempre. Sì, a me ora l'hanno imparato il mio nome, meno male. Oh. Davvero? Che poi è facilissimo il mio, nel senso, Cristiano devi scrivere. Ma lo fanno apposta, non li hai visti i video su YouTube? E c'è gente che... E viene l'ho visti su TikTok in realtà. Nomi facilissimi, loro li sbagliano apposta. Sì. Vabbè, però mi diverto. Il mio nome lo mettono sempre senza la E. Un classico. Infatti. Mamma mia, ragazzi, strabuono. Me lo voglio anch'io. Non hai preso il dolce? Ma perché ho da fare? Ma vedetelo che ha paura di ingrassare. Ma non è vero, ho mangiato un monte. Sì. Te, sì, sì. Ragazzi, sta buono. Prima di finire, ho una curiosità. Preferisci? Solo una ne hai? No, mi è venuto in mente adesso. Adesso che vai in Olanda. Io voglio la tua t-shirt comunque, by the way. Questa? La voglio, sì, la voglio. È bellina, la amo. È bellissima. Adesso che vai in Olanda. Strafiga. Ma sai, sarai attratta dai maschi olandesi o non ti piacciono gli olandesi? Tipo, come sono gli olandesi? Io non ci sono mai stato. Hai parlato con Chiara a riguardo? No, perché? Perché ho detto a Chiara più di volte che gli olandesi sono strafighi. No, adoro! Pensavo. Io devo venire. No. Ah, Mori ci sono, l'importante è quello. Ma sì. Ah, ti piacciono Mori? Ok. Troveremo. In spagnolo, devo andare in Spagna io. È vero, a te piacciono quelli calienti. Sì. Beh, ragazzi, se c'è la possibilità, io lo spero comunque con qualche olandese strafigo. Speriamo, chissà, novità tubissima from Holland. Tanto non ne parlerò per secoli dei secoli. Vabbè, in pubblico, però in privato. Quello sì. Che quello potrebbe diventare pubblico da un momento all'altro. No, non ti pensare nemmeno. Non lo farei mai. Lo so. Ok. Anche perché già cosa? Hai degli scoop tu che non hai detto. Beh, infatti, come puoi ben vedere, io non dico, a meno che non mi si venga a dire, dai, puoi dirlo, allora, fino a quel momento. È vero, qui apprezzo, perché potresti fare degli scoop con visualizzazioni, invece non lo fai, apprezzo. Non tutti fanno così. Davvero, c'è gente che...
Non vedrò l'ora. Ma io non li frequento quelli. Oh, meno male. Frequento te. Vabbè ragazzi, io basta, non ce la faccio più. Sì, io finito. Offendetemi. Offendetemi che mangio troppo poco nei mukbang, scusatemi, ma... Vabbè, siamo stati in chiacchiere. Ragazzi, questo è quello che sono riuscita a fare. Quindi io ringrazio tantissimo Issima, Cri, per la partecipazione super speciale. Grazie a te. Di oggi. Mi raccomando, andate a vedere anche il suo video, vi lascio il link qua sotto nel box di informazioni. Yep. E adesso io vi mando un bacio grandissimo, noi ci vediamo lunedì con un nuovo video, sempre puntuali, 17:30. Diamo un abbraccio. Abbraccio. Abbraccione. Oh, sono lontano però. E a lunedì. A lunedì. Ciao. Ciao.